Siamo molto contenti per questa vittoria, su un campo difficile, ottenuta contro una diretta avversaria e quindi prendiamo i 2 punti con soddisfazione. E al tempo stesso dobbiamo avere la consapevolezza che possiamo fare meglio, secondo me, soprattutto difensivamente, perché terzo e quarto abbiamo concesso troppo dentro l'area e in situazioni di contropiede, concedendo troppi punti facili, diciamo così, a Piacenza, e quindi questo sarà motivo per noi di lavoro da lunedì. Detto questo, fatemi fare i complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo, perché comunque sia sono stati concentrati per tutta la partita, anche nei momenti in cui Piacenza ha provato a rientrare, penso all'inizio del terzo quarto, e comunque siano stati bravi a mantenere il vantaggio che ci avevamo costruito nel primo quarto e a giocare abbastanza con lucidità in attacco. Però ripeto, dobbiamo essere consapevoli che per continuare il nostro percorso in questo campionato dobbiamo fare meglio difensivamente di quello che abbiamo fatto stasera. Stasera, coach, sembra, tu hai parlato di lucidità, direi che 5 in doppia cifra mi sembra che fotografa esattamente il gioco in attacco, la Sì. fiducia anche, Sì. 16 su 32 Sì, da 3. abbiamo, in attacco siamo stati bravi a muovere la palla. Alcune volte l'abbiamo fatto cercando situazioni difficili, infatti abbiamo fatto, secondo me, troppo palle perse, perché 17 per noi sono un numero abbastanza alto, però l'idea di muovere la palla e di condividere in attacco le responsabilità questa sera comunque si è portato dei dividendi, ha fatto in modo che tutti fossero pericolosi in attacco e quindi che però la difesa di Piacenza non potesse adeguarsi solo su uno o due giocatori, ma dovesse difendere su tutti quelli che erano in campo in quel momento. E Green che ti ha dato qualche opzione in più. Beh, Marchis è un giocatore che non devo comunque sia scoprire io o descrivere io. È un giocatore che da quando è arrivato ha messo al servizio della squadra la sua enorme esperienza, il suo enorme talento, e chiaramente nei momenti in cui poi si decidono le partite riesce, dall'alto di tutte le cose che ha visto nel corso della sua carriera ai massimi livelli, a gestire le cose al meglio, insomma. Quindi siamo contenti che sia con noi. Tu hai parlato di 17 perse, ma ci sono anche 12 rimbalzi in attacco per 42 totali, anche quello Sì, quel dato lì è un'idea che voglia, comunque sia vogliamo, energia. sì, noi vogliamo comunque sia provare sempre, nonostante non siamo la squadra più fisica del campionato, a lottare su tutti i rimbalzi. E quando ci riesce, spesso poi abbiamo comunque sia anche il controllo del ritmo della partita e comunque anche dell'energia con cui siamo in campo. Quindi quello è un altro aspetto su cui proviamo a lavorare, che questa sera ci ha dato dei vantaggi. Complimenti, grazie. Grazie.